è stato affidato ad una struttura protetta. Il 17enne, che questa mattina intorno alle 4 era alla guida di una Opel Astra che si è schiantata su un albero all'imboccatura della strada 18 della zona industriale Predaniel da Sassari. Insieme con lui c'erano due amiche. Nel terribile incidente è morta la 19enne Marianna Oggiano, che si trovava sul sedile posteriore dell'auto. Secondo le ricostruzioni degli agenti della polizia stradale, è sottratta di nascosto ai genitori di una delle due ragazze. Oltre alla guida senza patente di un mezzo sottoposto a sequestro giudiziario, per il minorenne si profila l'ipotesi di un'accusa di omicidio colposo. Il giovane avrebbe anche dei precedenti, essendo stato fermato in passato alla guida di una moto, sempre senza patente. Sulla dinamica dell'incidente non sembrano esserci dubbi. Il ragazzo si aggirava da qualche ora nelle strade della zona industriale in compagnia delle due amiche. Una bravata che si è trasformata in un incubo non appena scorta la macchina di una pattuglia della polizia. Il ragazzo ha avuto paura, ha accelerato, imboccando la strada contromano fino ad oltre 100 km orari per finire la sua corsa contro il grosso albero e capottando per diversi metri. Nella carambola Marianna Oggiano è morta sul colpo. La seconda giovane sembrava non aver riportato grossi traumi, ma al momento si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul luogo dell'incidente questa mattina i parenti di Marianna hanno portato dei fiori. Sul web il triste consueto commiato dei tantissimi amici della giovane, che avrebbe compiuto 20 anni a luglio.